L'altro giorno, scherzando con un mio amico, vado su internet a cercare qualche insulto un po' particolare da regalargli. Ma cercando tra i vari attributi negativi che si possono attribuire a una persona, ne ho trovati vari che io ritengo ancora molto positivi, invece, che sono delle qualità di una persona, ma che effettivamente il nostro sistema ritiene degli attributi molto negativi. Quindi volevo parlare un po' di quali sono quegli aggettivi, quegli attributi che ci vengono spesso affiancati, che in realtà sono dei veri e propri complimenti e che io, oltre anziché dei difetti, considero delle qualità. Se siete curiosi di sapere qual è l'attributo che ho regalato all'amico mio, è gaglioffo, che significa inetto, incapace e ignorante. Beh, qui non ci sono delle qualità, era solo un insulto, però avete imparato una nuova parola nel caso non la conosceste. Bene, passiamo ora a quegli aggettivi che vengono considerati dispregiativi, ma che in realtà sono delle incredibili qualità. E adesso li commentiamo insieme, me li sono segnati proprio qua di fianco, sono 5 o 6, sono molto molto interessanti perché fanno capire come molto spesso il sistema, noi siamo fatti in un modo e il sistema ci penalizza e sembra che alcune nostre qualità vengano poi buttate via. Il primo è di essere persone approssimative. Voglio dire, essere una persona approssimativa è una qualità, a mio parere, al posto che essere un difetto, perché il perfezionismo, a parte che ha un po' rotto le balle, ma il perfezionismo non esiste, no? Una persona perfezionista ci mette tantissimo tempo a fare una cosa, tantissimo tempo, e poi dopo magari quella cosa fa anche abbastanza schifo, no? Magari alla fine non viene fuori bene, o magari alla fine quella cosa non gli porta quel ritorno, che può essere a livello di soddisfazione economico, che gli avrebbe dato magari farlo nello stesso modo, ma in maniera più approssimativa. Diciamo che qui entra in gioco la regola dell'80-20, nel 20% del tempo fai l'80% del risultato. Benissimo, una persona approssimativa arriva sempre più o meno all'80%, e quindi una cosa o l'altra più o meno la prova. Poi dopo, se quella cosa va bene, gli piace, allora pian pianino poi aggiusta il tiro e la può andare a perfezionare. Ma essere perfezionisti fin dall'inizio, secondo me, è lì il difetto, perché ti vai a fare delle paranoie, ti vai a focalizzare su certe cose che non sono importanti e alla fine non combini niente in tutto e provi meno cose nel corso del tempo, mentre una persona approssimativa ne prova di più, sicuramente rende qualitativamente peggio, ma poi dopo alla fine un bagaglio di esperienze superiore e riesce poi a capire quali sono le cose che funzionano meglio per lui. Seconda qualità che viene considerata una cosa un po' dispregiativa, essere diversi, una persona diversa. Mi è capitato di parlare con un ragazzo che mi diceva: guarda Silvio, io insomma ho 25 anni, vedo i miei amici che insomma hanno delle relazioni da tempo, alcuni pensano anche di mettere su famiglia e poi dopo hanno lo stesso lavoro da tempo, io invece non riesco a tenermi in amorosa, cambio sempre lavoro, sono diverso, capito, rispetto agli altri. Sembra che sia un problema essere diverso. Per me essere diversi è una qualità, non essere omologati alla massa, è una qualità. Essere diversi è una grande qualità, forse è una delle più importanti, perché voglio dire, poi dopo, alla fine dei conti, nessuno ci dice che dobbiamo rispettare la regola che devi trovare il posto di lavoro fisso, poi devi trovare l'amorosa, poi dopo devi prendere la casa, poi devi sposare, fare i figli, eccetera, eccetera, eccetera. No, puoi fare carriera nella stessa azienda, cioè, detto tra noi. No, è una storia monotona, nessuno leggerebbe una storia del genere, è meglio avere una storia anche un po' più movimentata. Allora, secondo me, proprio l'essere diversi, quindi fare una vita diversa dalle altre, magari più travagliata, ma comunque diversa e più particolare, secondo me è una grande qualità. Terzo aggettivo che viene usato in modo dispregiativo, che per me invece è una grande qualità, è quella di copiare, essere un copione. Sei un copione, copi dagli altri. Signori, copiare non è una cosa negativa, copiare è un'arte. Saper copiare bene, capire quali sono i punti di forza dell'altro, benissimo, quelli si copiano. Capire quali sono i punti di debolezza, bene, noi li andiamo a migliorare, no? Quindi è un continuo migliorare, il copiare è una sorta di miglioramento, perché io copio dall'altro e poi lo miglioro un pochino, poi quell'altro doppio copia da me e lo miglioro un pochino. Signori, guardiamo solo da un punto di vista tecnologico. Nelle aziende tecnologiche si copiano l'una con l'altra, ma effettivamente vanno sempre di pari passo, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, perché uno copia dagli altri e migliora un pochino, poi copia e migliora un pochino. Copiare è un'arte, e se sai copiare bene,
Hai una grande qualità, perché vuol dire che sai riconoscere quali sono gli aspetti forti delle altre persone, prendi quelli e poi vai a migliorare, o delle altre attività, insomma, quello che è. Quindi copiare è un'arte, sicuramente non è un difetto. Altro aggettivo che avevo trovato particolarmente ridicolo essere considerato dispregiativo è quello di essere un ribelle. La parola è proprio ribelle. Una persona ribelle, non intendo ribelle nel senso che uno ti fa girare il ballo e prendi a pugni, no? O che non riesce a controllarti e fai a schiaffi con chi ti pare. No, una persona ribelle nel senso che non accetta quello che gli capita intorno, che non accetta le condizioni che gli vengono imposte. Quella è una persona ribelle. Secondo me essere ribelli è una qualità. Non accettare proprio così, ti hanno detto quello, bene, allora è così perché me l'hanno detto. Che vuol dire che ragioni con la tua testa se sei ribelle, vuol dire che ti metti in gioco per quello in cui credi se sei ribelle. Allora essere ribelli è una gran qualità, secondo me. Essere ribelli poi chiaramente nel modo giusto, nei limiti dell'accettabile, però è una qualità enorme che bisogna riuscire a sfruttare il più possibile, perché poi sono le persone ribelli, quelli che non accettano le cose come stanno, che poi effettivamente le riescono effettivamente a cambiare, sia nel piccolo che nel grande. Se anche pensiamo ai grandi nomi della storia che hanno fatto la storia, erano persone poi dopo ribelli, che sono andate a ribellarsi magari a un sistema politico, a delle regole che c'erano, le hanno cambiate proprio ribellandosi a queste, e sono riuscite poi dopo a creare poi un sistema migliore. Quindi essere ribelli è una notevole qualità, sicuramente non è un aggettivo dispregiativo. Ultimo aggettivo che ho trovato nella lista dei dispregiativi, e poi dopo io ho scelto Gaglioffo per l'amico mio, è testardo. Una persona testarda. Una persona testarda sembra che sia una cosa negativa essere testardo, cioè rimanere sicuri delle proprie idee, provarci e riprovarci. Essere testardi è una qualità. Ma voglio dire, ma chiunque abbia provato ad avere un'attività, a fare qualcosa in proprio, che sia un'attività online, trading online, dropshipping e qualunque altra cosa, solo le persone testarde sono riuscite poi dopo effettivamente a farcela, no? Il problema è che il testardo, mentre è testardo, nel mentre che è testardo, oltre che testardo diventa anche coglione. Perché mentre sei lì, no, che lo fai, magari il primo anno fai trading, per i soldi dicono, vabbè, quello è testardo, ci prova. Ci provi anche il secondo anno, tu sei testardo, però per molti non solo sei testardo, sei pure coglione perché continui, no? E tu hai ragione solo nel momento in cui ci riesci. Io per i primi 3 anni di trading ho perso soldi e di conseguenza avevo un po' smesso di essere testardo per la gente intorno a me. Dopodiché ce la fai, ah ok, era testardo. Però essere testardo è una qualità, perché è quella che poi ti porta al risultato, a raggiungere risultati difficili, perché vuol dire che non molli. Non molli la tua idea, nonostante tutto non la molli. E quindi secondo me è un'enorme qualità, piuttosto che essere qualcosa di dispregiativo. Detto questo, quindi, le qualità che a mio parere la società non apprezza sono essere approssimativi, essere diversi, essere copioni, essere ribelli ed essere testardi. Queste 5 sono delle enormi qualità, e se ce le avete, tenetevele strette, e non cambiate perché quelli intorno a voi vogliono così. Sono grandi qualità che vanno tutelate e valorizzate. Detto questo, voi fatemi sapere nei commenti se secondo voi ci sono altri aggettivi che vengono usati in senso dispregiativo, ma che in realtà sono delle qualità. Me lo scrivete qua sotto nei commenti. Io in tutto questo vi ringrazio per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo per i prossimi contenuti sempre qui sul canale.